A sto punto, chiave dove sei? Andiamo a recuperarla? Vediamo un po'. Luigi, una buona, ho una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che il cane. Non mi chiedi se voglio prima quella. No. Quella buona è che il cane che ha preso la chiave speciale si trova ancora nelle torri. Quella cattiva è che scorrazza da stanza a stanza, quindi non riesco a localizzare con precisione. Tu devi avere il parascopio, ma se sai che è lì, non c'hai tipo un. Vedi dove si sposta. Tipo GPS, no? Tuttavia il parascopio ha scoperto qualcosa che può esserci utile. Il cane ha lasciato dietro di sé una scia di orme spettrali che ha inizio nel cortile. Vabbè, lui già ha pestato una merda, mi sa, quindi. Se la segui, alla fine dovresti trovarlo. Le orme sono invisibili a occhio nudo, quindi dovrei usare l'arcobaluce per farle apparire. Sei pronto a non tornare qui senza la chiave speciale. Avresti dovuto vedere la tua faccia, figlio, impagabile. Cioè. Aveva reagito a quella specie di minaccia? Minacce del dottor Strambic. Cacchio, mi sento in pericolo di vita, veramente. Con lui che mi dice di non osare tornare qui senza la chiave. Mi ha messo veramente terrore. Non so come faremo in caso se torniamo a mani vuote, veramente. Eccolo lì. Ah, cioè, praticamente è come Bu. Vabbè, lì ce n'è uno. Buh, tra virgolette, perché in realtà non ne ho più visti. Non ho più visto i bu in giro. Buh? Buh? Ah, io ok. Che cacchio mi ha colpito, raga? Ma che cacchio mi ha colpito? L'albero. Il cespuglio. C'era un qualcosa nel cespuglio. 5 danni mi hanno fatto. Pisciatina. Luigi, non spariamo la luce. Chi se ne frega? Va benissimo così. Stiamo lì e diciamo: ehi, offrigli un caffè. Non lo so, un discorso. Fare un discorso. Cosa fa nella vita? Cioè, boh. Ma sveglia, amico mio. È un po' rimbambito, eh? No, ok, qua è chiuso. Buono. Togliamoci subito un pezzo di percorso. Là c'è ancora quella pianta. Bravo, Eric. Dove è finito il pezzo non si sa. Allora, aspetta un attimo. Vediamo per bene tutto. Che già ci va di lusso che quella parte è chiusa. Anche se l'albero è aperto, eh. E sono quasi sicuro che l'albero c'entrerà qualcosa. Non c'è niente? Ma le orme devo farle apparire o sono. No, le vede e basta. Bello questo, cacchio. Oh! Non è che l'ho dimenticato dietro, vero? Spero di no. Dai, cacchio, ma. Non capisco perché si aggancia una volta sì e due no. Cioè, l'unica cosa che devo colpire, manco a dire veramente, è che devi spararlo da qualche parte. Lì devi spararlo. Va ad agganciarsi ovunque. Vai. Questa porta è sempre stata di ferro? Qua non dovrebbe esserci nulla di che, a meno che è entrato là. Hello? Ah, mi avete detto tipo. Con la pulsantiera. Ok, allora ogni stazza della pulsantiera, ogni qua, cioè, c'ha quattro tasti. Ognuno di loro c'ha un qualcosa. Però non c'è il Mario. Non fa Mario? Adesso vediamo perché o inizierà a farlo quando sblocchiamo Mario, sarebbe carino. Se no dovremmo arrenderci al fatto che non farà più quello.
Non chiamerà più suo fratello. Allora, buono un attimo, eh. Qua si va ancora giù? Si può. Non so se il cane può essere andato giù. Potrebbe. Anzi, cacchio, è vero. Me l'avevano chiusa in questa zona. Questa zona era preclusa da prima. Aspetta un po'. Qualcosa qua. Grazie. E perché io volendo potrei tornare su da... dalla bara e andare direttamente nel cimitero. In teoria. Quello non l'ho ancora aperto, tra l'altro. Non ci si può tipo appiattire come su Paper Mario? No, beh. Mi sa di no. E non torna nemmeno su, è solo una discesa quella. Ok. Niente. L'inutilità. Non capisco veramente come entrare dentro quel pezzo. Tra le sbarre ovunque. Eppure lì c'è qualcosa, cacchio. Perché continuerebbe quel robo? Non lo so. Per me lì dentro quella cassa c'è l'ultima gemma che mi manca. Anche perché era indietro. Era indietro la gemma mancata. Ma non ho la benché minima idea di come arrivarci lì. È andato qua il cane? Ah sì. Oh oh, boia. No, ma spara in una frammentata di luce divina, Luigi. Forza. Nella faccia di sparare. Pa! Seccalo. Vedi che si spaventa sempre, ogni volta. Ogni volta si spaventa di qualcosa, mamma mia, che perdita di tempo. Qua sfugge di nuovo il tizio. No, vero? Luigi, Luigi. Perché sei tu Luigi? Cos'è sta roba? Il secchio. Aspetta. Quando vuoi. Ma il secchio è normale, no? Cioè, se non sbaglio c'era... c'era un qualcosa qua. Qui tipo c'era una gemma. Che a me non interessa perché era la terza. Quindi va bene così. Mi sta facendo fare tutto. Bella. Ecco perché c'era quel robo. Aspetta, tu. Tutti e tre? Bingo! Ho vinto qualcosa? Trish? Quanto vale? Tombola? No? No, eh. Ho esperito tutto. Boia. Bello, però. Chi è lo stronzo che li fa sparire? È un Boo? Dovrebbe essere un Boo, no? Ah, guardalo lì.
Bau Bau, sono bussotto. Non mi trovi bullissimo? La merda. Vergognati, eh. Dove vai di là? Ah, no. Stava trollando. L'ho preso? L'ho preso. L'accio preso. Io prendo tutti i soldi che mi date, tanto potenzialmente non ne ho più. Idraulico, ragazzi. Luigi, the big idraulico. Aspetta che qua. Posso fare qualcosa per questo? Perché mi ha già fregato una volta. Ormai ho capito come funziona. Ah, ok. Lui conta come spettro, quindi. Cioè, sì, è uno spettro, ma proprio perché non si accendono le luci. Fanno gli stronzi così, eh. Ho capito. Dammi pure. Levati le palle antipatico. E te? Mi fai dire qualcosa? No. Allora vado su. Tanto dovrebbe essere buio perché c'è lui, no? Per farlo spawnare. Qua abbiamo già ripulito per bene, a meno che. Ma poi manco ci fossero gli achievement. Eccolo lì, il cagnaccio. È ritornato di là. Che è andato sopra? È andato sopra di là. Bella perdita di tempo, bravo. Bravo cagnaccio. Dai, vieni qua. Pagherai con l'ira. La mia ira verrà sfocata su di te. Ok. Qualcuno deve pagare. E se fosse possibile io prenderei anche l'ultima gemma, eh. Non è un problema per me. Guarda, se non sapete dove metterla, la prendo io. Prima che quello mi attacchi. Che poi ho scoperto che attaccano attraverso le pareti anche. Sì, disgraziati. Aspetta un po'. È sparito il pianoforte. L'organo. Scusi? Ah. Sì, ma il Boo non c'è più. Io voglio la gemma, cacchio. Datemi sta cacchia di gemma. Oh, era obbligatorio. Cioè, praticamente lui fa come il. Fa come i Boo. È lui che fa sparire le robe. Però di là c'era il Boo. Cioè, è lui che fa sparire i blocchi. Può farlo. Che strano. Allora, prima occhio perché mi sono schiantato sul fuoco, eh. Qua dite che prendo la botta? No, per fortuna si apre in senso onesto. Antistupido. Dove cacchio sta l'ultima gemma, mannaia. Sarà nel coso là. Qua c'era un quadro. No. Perché io stavo pensando anche lì sopra quello. Il problema è che se toccate il lampadario morite, cioè vi brucia. Fa danno. Chi è? Aspetta. Aia. Devo eliminare i bambinetti prima. O forse no.
Aspetta, eh. Che poi mi dite tipo, perché fai il... Perché fai quello, la luce gialla, la luce normale grossa? Perché c'ha il raggio più ampio. Se tieni premuto c'è il raggio più ampio e becchi più fantasmi. Dato che comunque non sono un grande fan di questa mira con questi tasti. La trovo un po' difficile assorbire, mirare, eccetera. Non so perché. Sinceramente non me lo ricordavo così il 3. Luigi's Mansion 3 non me lo ricordo così difficile soprattutto. Ok. Quindi non saprei dire se è un problema di grafiche, visuale. Grazie. Ma il cane dove è andato? Dritto? Ah, aspetta, è entrato nella finestra lì? Ah, sì, ok. È in bagno. Io vorrei scendere di là più che altro. Spari una frammentata di luce nella testa. Cacchio, Luigi, ma svegliati. Spirito il cesso. Cioè, ti pare modo? Grazie. Non era quello? Anche perché su non si va. Ah, nel bidet era andato. Ma non è italiano. Non è italiano, allora avendo visto il bidet dice: porca vacca, cos'è sta roba? Bello! Utile! Funziona così. Mi sta facendo per... Quanta gente. Ok, bravi. Sai perché ne ha assorbiti così tante? Cioè perché mi ha dato il rovino. Mi sta facendo tornare giù? Oh, bello quello. Cioè, stiamo facendo un giro allucinante. No, qua c'è la gemma. Questo è chiuso. Ma dove cacchio è andato? Si è nascosto qua. Non ho visto le coperte, sono tornate. Va bene. Niente, non ce la fai Luigi, eh. Oddio. Oddio. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo fatta. Ah, grazie. Chiave presa. Non tornare senza la chiave, ok. Torno senza una gemma però, mannaggia. Che abilità nella che abilità per quello che è Luigi, quel Luigi cane. Sai, penso che quel piccoletto cerca solo qualcuno con cui giocare. Beh, nel cavo troverà un sacco di amici. Ora ti riporti indietro, figliolo, dammi solo un secondo. Ma io sicuramente devo rifarlo. Anche se comunque era abbastanza lineare questo. Però mi manca comunque una gemma. Non dovrei neanche rifarlo. Allora, il fatto è che non so dove possa essere. Sto pensando nell'area sinistra perché è quella che mi bloccano più spesso. La destra con questo... Ah no, l'albero, cacchio. L'albero.
Devo andare a ricontrollare l'albero. Bentornato Luigi, mandiamo subito quel segugio spiritato al cavò. Che poi si arriva a qualcosa nel 3, il cane? Non mi ricordo. Cioè faceva qualche puzzle, ti aiutava. Non capisco se Strambi che ride o no. Spettraci, come ho fatto a scappare dalla porta che era 5000? È un fantasma. Dovrò dare un bel giro di vite all'unità di contenimento. Sarebbero scappati tutti gli altri. Lo farò dopo comunque, ora vediamo la chiave speciale. È tutta viscida e rosicchiata. Com'è possibile? Boh. Chiederò al Toad di pulirla prima di provare a ripararla. Sì, è uno schiavo. I pezzi del puzzle iniziano a ricomporsi. Perché ho finito l'analisi della paracomposizione spettrogenica dei nostri riferimenti di luna scura, storta. Viene sempre da dire luna storta. Scusa, come posso spiegarti? In pratica ho chiesto ai frammenti dove si trova il loro amico. E quando inserirò i dati nel parascopio sapremo con esattezza dove è il prossimo frammento. Tutto Strambic, la sua genialità non le fa pensare magari che possa essere dietro quella porta? No. E che però non posso fare adesso, devo andare all'albero. Che cacchio è successo? È saltato tutto, oh. Ok, allora se c'era un ordine non ho capito che ordine era. Poi è saltata la switch. Si è bloccato. Funziona? Ma funziona tutto qua. Spero di non perdere la registrazione, sennò è un casino. E non so, cioè io ho premuto a caso questi. E sto giro però i fantasmi erano qua nel giallo. Cioè non so se devi fare tipo una velocità certa, però questa è saltata in aria tipo. Cioè la bambola è esplosa. Non so se c'è un ordine. Perché non ho provato a vedere anche in giro se si leggeva da qualche parte. Non ho trovato niente che dicesse quei colori. Più che altro il fatto è appunto che a sto giro è l'arancione che si apriva. Non questo. Non so, cioè il fatto è che ho fatto veloce, quindi può essere magari una questione di velocità. Sì, comunque sono dovuto andare a fare festa in piscina perché nell'albero non c'era nient'altro. Quindi va bene così. Cima dell'albero? È tempo di aprire quella porta e scoprire cosa nasconde di tanto inquietante. Non sei eccitato? Citato non è il termine giusto. Grazie della recente analisi dei frammenti di luna scura, il paroscopio mi ha dato dei risultati molto precisi. Il frammento che ci serve si trova nella casa sull'albero, in cima all'albero. Eravamo sulla strada giusta dopo tutto. Beh, pensa un po'. E qui c'è la chiave speciale, è stato facile ripararla. Uguale a prima, sbaglio. Apri la porta con la chiave, entra nella casa sull'albero e recupera il frammento di luna scura. Oh, è Luigi, il parascopio ha rivelato dei segnali preoccupanti dentro la casa. Segnali, come dire, potenti. Fai attenzione, figliolo. Figuriamoci. Vediamo se sarà lo stesso discorso del ragno. Ovvero, tipo, tre colpi. Io un errore in quello lì me lo aspetto, però. Qua ovviamente non andrò da nessuna parte. Meglio, a me va bene. La apre direttamente. Non è tipo l'ascensore.
Pensavo mi facessero fare qualcosina prima. Oh mamma mia. Lui è lo stesso che c'era di là. Oh cacchio. Ok. Cal. Sei serio? Cioè, ci sono le vie giuste, le vie sbagliate e quello ok. Aspetta, ma non sono quelli spenti. Sti topi? Allora, mi pare di aver capito che se sbagli per un allora se sbagli per un tot. Sì, vabbè, raga, però. Quando sbagli ti indica quelle giuste. Va bene. Sappiamo già come andrà a finire, vero? Allora, destra, destra, dovrei fare uno screenshot. Destra, tutto destra, sinistra, centro. Sinistra, centro. Qua non so dove andare. Figuriamoci. Cioè, il fatto è che finché... Sì, ma è odiosa sta roba. Vabbè, manco a farla apposta. Riesce a prenderle tutte giuste. Non vedi neanche il sopra comunque. Cioè magari, boh, dici, vedi topi e allora vai dove sono i topi, no? Bravo Eric. Ma lì? Ah, ok. Allora qua abbiamo sinistra centro, sinistra destra destra. Ma è a tempo? Sinistra centro. Ci ricado ancora, Destra destra. Sinistra. Centro. Oh! Sì, ma datemi una mano. Infami. Ma lo sapevo! Porca! Guarda! Quasi speravo di cadere nell'ultimo. Se fossi caduto nell'ultimo sarebbe stato più divertente. Cioè, proprio da ammazzarsi dalle risate, no? Ma poi per cosa? Per ammazzare i verdini. Cioè, ma vi immaginate sbagliarle tutte? Allora, l'ultima è sinistra-centro. Dai! Quindi qua era uno slalom. Cioè il centro all'ultima è un cliché. Tiè. Proprio dei maledetti. Cioè a quale scopo? Così tante poi. Due. Tre. Via. Permesso. Scommetto che in un qualche modo c'entrerà col boss quella meccanica. Del tirare il cavo. No, raga, ma io devo rifarlo poi. Cioè, vi rendete conto che adesso non prenderò le tre stelle e devo rifarmi tutte le scalinate? In realtà il boss è la casa sull'albero. Monster House. Oh, delle scale lui. Le scale. Le scale sono il boss.
Hello. Ecco perché erano così tante. Aia. Boh, si è sfondato. Pic. Ah, mannaggia. E lui si può prendere anche senza aspettare. Ah, doppio lo fai. Cioè, quando lui fa il che scende in campo, potete prenderlo già da subito. Ok. Ah, spara fiammate. Ovviamente avrà delle fasi particolari. Per fortuna, direi anche. Ok. Bellino. Sembra una trappola per boh, Satana. Ma di là devi schiantarti? Sembra una trappola per in realtà non ti direi nemmeno orsi. Vedi, potete fermarlo. Ah, ok. Perché non sono riuscito a prenderlo? Strano. Con il nemico del ragno, con lo spettro del ragno, si poteva fare. Cioè, appena arrivava lo cosavi, lo rimbambivi e lo prendevi subito. Sto cercando di capire cos'era quella fiammata che ha fatto. No, la fiammata, scusa. Il turbine. Bravo Eric, aspetta un po' di più, dai. Mi raccomando. Dovrebbe essere morto, eh. Va bene. È una cagata. Raga, è veramente una cagata. È più il tempo che perdi per arrivare sulle scale e tutto che farlo. Potentissimo Luigi. Guardalo lì. Guarda come gioca col suo cadavere. Non lascia stare neanche i morti. Veramente potente. Beh, danni però effettivamente non ne ho presi moltissimi, eh. Te ne ho presi 30? 35? Luigi, stai bene? Chi l'avrebbe mai detto un altro possessore che sorveglia un frammento di luna scura? Chi l'avrebbe mai detto? Era un brutto cliente, ma questa volta sei stato tu ad aver ragione, ben fatto. Sono sicuro che la vista da lassù sia magnifica, ma c'è ancora del lavoro da sbrigare. Ti riporto al bunker, attenta ai baffi. Boh, vabbè, ok. Ma che di finale era? Il tempo sicuramente mi disintegra. 45 ne ho perso. Grazie. Sono a posto così. Sono a posto così. Guarda, veramente se ripensavo a dovermi fare tutte le scale. Oddio, stavo che non ce ne sono neanche i bu. Anzi, mi dovrebbe sbloccare il segreto. Ben tornato Luigi. Perdona l'odore di popcorn nel bunker. La lotta contro quel possessore era così avvincente che non ho potuto fare a meno di mangiarne un po'. Mi fa piacere. Sarà meglio richiuderlo nel cavo, così non potrà più combinare guai. Allora, è simile, ma è diverso perché ha due corna, credo. Questo ha due corna, quell'altro mi sa che ne aveva una. Un sacco di soldi. Torri tetre per il robo. È il livello segreto. Il possessore ne ha preso possesso del mio cervello. Non riesco a pensare ad altro.
Non credo che sia una coincidenza che ognuno avesse un frammento di luna scura dentro di sé. A proposito, diamo una bella pulita al nostro nuovo pezzetto, che ne dici? Guarda, dottor Strambic, dopo questa tua affermazione, io spero che tu non vada la prossima volta a dire: ma guarda un po', anche questo possessore aveva un pezzo stella. Dai, cioè, ci sarà un nesso, suppongo, no? Ok, torre dell'orologio. Vediamo un po'. Sì, Luigi, guarda, la nebbia si è diradata ulteriormente. Ora, nel raggio d'azione del pixel c'è un altro edificio, senza altro pieno di allegri spettri. Verifichiamo la situazione. Una merda. Fabbrica di orologi. Ah, proprio una fabbrica.